39 misure cautelari, 5 arresti e 34 divieti di dimora sono stati eseguiti dai carabinieri del comando gruppo di Lamezia Terme nel corso di un'operazione nel campo nomadi di località Scordovillo. I reati contestati a vario titolo sono furto aggravato, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, discarica non autorizzata, inquinamento ambientale e violazione di sigilli. La misura è scaturita da un'attività investigativa diretta dalla locale Procura della Repubblica e condotta dalla Compagnia di Lamezia Terme a seguito dei reiterati interventi dell'Arma nel campo Rom a causa di precari allacci abusivi alla rete elettrica Enel e dei numerosi incendi che interessano i cumuli di rifiuti abbandonati lungo la via di accesso all'insediamento. Le attività tecniche avrebbero permesso di ricostruire una complessa filiera criminale al cui vertice ci sarebbe la Beda Ecologia SRL, il cui amministratore unico è Antonio Berlingeri, attiva nel campo del trasporto rifiuti. Qui i rifiuti, in assoluta violazione delle norme ambientali, venivano lavorati per essere successivamente trasportati presso altre società nel medesimo settore dell'Interland Lametino. Gli scarti della lavorazione invece venivano sversati lungo la via di accesso dell'accampamento, dove periodicamente, date le considerevoli dimensioni che raggiungeva la discarica abusiva, venivano dati alle fiamme. Gli accertamenti svolti dal personale dell'ARPACAR, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, hanno permesso quindi di appurare che l'attività illecita svolta ha causato un importante inquinamento del suolo con possibile interessamento della falda acquifera. Poco prima dell'inizio della conferenza stampa indetta in procura per illustrare i dettagli dell'operazione, un nutrito gruppo di cittadini Rom si è presentato davanti al Palazzo di Giustizia Lametino per protestare contro i provvedimenti presi. Pare che i malumori siano dovuti, oltre che per gli arresti, soprattutto per i fogli di via che sarebbero stati consegnati ad alcuni cittadini Rom. Per mediare sono intervenuti direttamente sia i carabinieri che la polizia. Successivamente i cittadini sono stati accompagnati fuori dal tribunale. Questa attività investigativa si colloca in un solco ben definito che muove dall'anno 2016 con la vecchia operazione Killer Smoke e che aveva appunto ad oggetto la tutela della salute pubblica in via principale proprio degli abitanti del campo di Rom di Scordovillo, messa in serio e concreto pericolo dal reiterarsi dei fuochi e dallo sprigionamento di diossina fino all'inquinamento della matrice del suolo e dell'aria, con il rischio concreto di inquinamento anche delle falde acquifere sottostanti. In questa occasione purtroppo la reiterazione di queste condotte di accensione di fuochi e di smaltimento illecito di rifiuti anche pericolosi ha indotto la Procura già nel 2017, esattamente nel mese di aprile del 2017, ad incardinare un nuovo procedimento penale che ha visto questa volta la contestazione anche di fattispecie di reato nuove. Anche in questa occasione sono state registrate significative e pericolosissime ipotesi di inquinamento del suolo e dell'aria che hanno indotto l'ufficio ovviamente a richiedere ed ottenere dal GIP le 5 custodie cautelari in carcere e 34 divieti di dimora nel comune di Lamezia Terme.